Provine, Vinexpo e Vinitaly. Gianfranco Santero, lei è presidente del gruppo 958 Santero e che ha partecipato a queste tre importanti fiere. Un mese e mezzo è passato, più o meno, ci fa un bilancio di come sono andate queste tre fiere? Bene, diciamo che sono le tre fiere molto molto importanti. Partiamo dal Pro Wine, abbiamo uno stand particolare, abbiamo lanciato questa nuova artista di Milano, Amanda Toy, quindi era un po' improntato sull'arte. Devo dire che la fiera è andata molto bene, è una fiera che sta crescendo e siamo molto contenti. Come al solito si presentano i prodotti locali, Asti Secco, quest'anno c'era anche l'Acquidrai, quindi molto soddisfatti. Poi si è passato il Vinitaly, sappiamo che il Vinitaly è una fiera, penso, la più importante al mondo. In Italia è rimasta l'unica, per noi importantissima per quanto riguarda il 958, che sta crescendo a doppia cifra in Italia, quindi tantissimi agenti. E, ripeto, il Vinitaly è veramente il top della fiera. Poi siamo passati al Vinexpo. Vinexpo a Bordeaux, anche questa ha una sua peculiarità, tantissimi dal Far East, quindi Cina, tantissimi, diciamo, clienti che erano da quelle zone, dove noi presentiamo un prodotto che sta andando molto bene, la bottiglia di Lé, quindi un vino. In questo caso parliamo di vini, anche qui con uno stand molto colorato. Cerchiamo sempre di cambiare un po' in base alle fiere, tipologia, lo Ecco, a stand. proposito di questo, 958 è sempre stato molto attento all'immagine visiva soprattutto, e voi avete scelto questa strategia di avere tre stand diversi per le tre fiere. Sì, un po' li tariamo un po' in base ai clienti, in base ai mercati. Come dicevo prima, in Germania abbiamo presentato questa nuova artista, Amanda Toy, molto famosa, artista di Milano. Al Vinitaly andiamo con il 958 perché è più mirata al mercato Certo. italiano. Quest'anno a Bordeaux abbiamo scelto uno stand un po' colorato, diverso, però più sull'eleganza. Quindi un po' la nostra peculiarità, siamo un po' trasformisti. È vero, in senso buono. Sì, certo. Poi c'è un altro appuntamento, giusto? Ci sarà Sì, Shanghai. adesso andiamo, c'è Provence Shanghai che verso ottobre partecipiamo anche a quella. E verso fine ottobre, primi di ottobre, c'è una fiera importante della Mixology. Non dico niente perché questa è da Berlino, che uscirà un prodotto nuovo che esula un po' dal campo del vino, degli spumanti, che diciamo che è pronto verso settembre. Partecipiamo a questa importante manifestazione con una vetreria importante, quindi facciamo un lancio a Berlino, che mi sembra, diciamo, una buona location. Senta Presidente, però una domanda cattiva gliela facciamo adesso. Il discorso è il Piemonte ha cambiato governo della regione, ci sarà un nuovo governo anche del vino. Ecco, il vino piemontese, voi siete molto radicati qua sul territorio, assolutamente. Ecco, come vede, naturalmente in maniera sintetica, il futuro del vino piemontese, il futuro del vino italiano? Made in Italy, ma lo stiamo veramente appoggiando, promuovendo, Presidente? Vabbè, il made in italiano sappiamo che a livello globale cresce. Per quanto riguarda le nostre zone, ci stiamo lavorando fortemente. Per quanto riguarda l'Asti, c'è un grosso progetto che deve partire, quindi noi dovremmo, secondo me, concentrarci più sulla nostra zona, che è una zona molto importante, patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo questi l'Asti che sono tantissimi ettari, quindi ci sono sicuramente dei bei progetti. Poi bisogna dire che abbiamo piazzato tre persone nel giro di 15 km Certo. nella regione, sicuramente avremo dei grandi benefici. Grazie. Grazie a voi.